Ciao a tutti, Roberto Godieri Channel, sempre qui, dove che vado? Sempre qui, sempre in sede aziendale, in compagnia di un carissimo amico che gli piacciono le macchine da uomo. È una cosa abbastanza rara di questi tempi. Col cambio manuale, quindi è proprio uomo su uomo, grande. Come ti chiami? Matteo. Ciao Matteo, da dove arrivi Matteo? Abito a Cavenago Brianza. Cavenago Brianza è qua in zona, vicino? Sì, vicino. Vicinissimo, dai. Bene, quindi qualcuno magari anche qua vicino. Caro Matteo, come mi hai trovato? Ho visto una tonnellata di bevini su YouTube. Sì, proprio quelle, sì. Col badile, le tonnellate. Stavo cercando informazioni sul fare a LED, si è comparso tu e via. Bene. Tra l'altro poi Matteo ci raccontava che fa, un hobby un po' particolare. Ogni tanto, così. Quando la moglie glielo concede, che salutiamo. E cosa fai di mestiere, di hobby, scusate? Rally, una passione. È una grande passione, rallista. Tra l'altro, Volkswagen Polo GTI, c'è anche il marchio di fabbrica, Rally Città di Bassano, che salutiamo ovviamente chi organizza questi bellissimi eventi, per esempio a Bassano. Bene, ovviamente, visto che è un rallista, il discorso dell'illuminazione ci deve essere, non è che mettiamo le lampadine così, un rallista soprattutto chi fa notturna. Bene, Polo GT come avete visto, bellissimo, colore particolare, 2018 come ha detto già da Matteo è quella da uomo perché anche il cambio manuale, quindi interessante. Cosa abbiamo utilizzato ragazzi? Per uno così, sempre il top. Kit LED Radiator o Radiator che ci piace un po' all'inglese, particolarità che ho già presentato, qual è? Il raffreddamento a liquido, molto molto interessante, quindi ci sono una serie di vantaggi avendo un raffreddamento a liquido. Ma non ci siamo fermati solo alla base a cassette, andiamo avanti, giusto. Tanto così perché dobbiamo rompere le scatole in autostrada quando arriviamo a 200 all'ora, voilà, anche l'abbagliante. E siccome un po' le zone sono un pochettino nebbiose, è anche il fendinebbia, voilà. Abbiamo fatto totalmente tutto, ecco qua, kit LED radiator H7 anabagliante, radiator H7 abbagliante, H11 fendinebbia, non manca più niente, veramente veramente il top. Fortunatamente il discorso Polo non ha il problema delle linee CAN, non ha problemi di spie e per quanto riguarda il discorso dell'installazione dei prodotti va smontati i fanali, questo è inevitabile. Ho chiesto sempre a Matteo se mi dava la possibilità di poter fare la modifica ai tappi per la corretta dissipazione, me l'ha data. Bene, come sempre ragazzi, spero che vi ho dato maggiori informazioni sulla Polo GT, che l'avevo già fatta ma non avevo fatto con i prodotti radiator su tutta la macchina, quindi adesso avete anche un'altra info. Come sempre RGC, il mio stag, Roberto Godieri Channel, seguitemi, non mi ricordo mai, YouTube, Facebook, Instagram, anche TikTok e Electro Discount, un bel like su Facebook. Mi raccomando, schiaccia, 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 schiaccia.